Allora, 8 e 6 minuti, siamo in diretta qui su In Blu 2000, DAB nazionale, naturalmente la parte tecnica curata da Davide Dedè. Diamo il buongiorno a Tiziano Pesce, presidente della WISP nazionale. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Buongiorno Ugo, grazie come sempre dei tuoi inviti graditissimi e un saluto a tutti i radioascoltatori di In Blu 2000. Allora, i temi sarebbero davvero tantissimi e una domanda su quello che lo sport di base vorrà chiedere alla politica, in particolare al governo che verrà, la faremo. Ma intanto andiamo proprio sulle notizie di giornata per quanto riguarda la WISP, il progetto Sport per Tutti in campo per la sostenibilità. È quasi un proseguo di quello che abbiamo sentito prima con il progetto Sport Power, che di Sport Senza Frontiere, insomma l'essere vicini alla gente, no? Con la scusa dello sport continuiamo un po' questo fil rouge. Assolutamente così, Ugo, grazie di questa opportunità. Siamo del resto freschi, ecco, della presentazione delle azioni del progetto Sport per Tutti che porteremo avanti a Roma, nella capitale, in un progetto che ricordiamo è sostenuto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso quelle che sono le nuove opportunità di sostegno del mondo non profit, del terzo settore, che sono arrivate con appunto la riforma legislativa. E abbiamo voluto, ecco, intitolare questo progetto con semplicità, o meglio con parte dello sviluppo dell'acronimo di WISP, ma per sottolineare, ecco, davvero quanto lo sport per tutti, certo, lo sport di base, lo sport sociale, come lo definiamo noi, sia mai come in questo momento importante proprio per sostenere le comunità, per essere vicini alle cittadine e cittadini che del resto fanno dello sport, hanno fatto dello sport un vero e proprio progetto di vita. Dopo sì? Questa pandemia mi viene da dire, no, c'è voglia di sport di nuovo, piano piano qualcosa si sta rimuovendo, no? Assolutamente, assolutamente sì, tra l'altro con il mese di settembre che ci siamo lasciati da poche settimane alle spalle, che rappresenta un po', ecco, la ripartenza, il momento della riattivazione anche delle campagne adesioni, tesseramenti all'interno delle associazioni, delle società sportive dilettantistiche, e abbiamo registrato un grande entusiasmo, una grande voglia di ritornare a praticare attività sportiva, una grande voglia all'interno delle famiglie di far ritornare i nostri ragazzi, i nostri bambini a praticare sport, e si inserisce, ecco, questa esigenza, questo entusiasmo proprio in questo progetto che ha l'obiettivo di, ecco, attivare, rafforzare, per meglio dire, una rete di collaborazioni, di iniziative proprio per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva, e proprio questo è parte, diciamo, va da memoria del sottotitolo, ecco, del progetto, per valorizzare proprio il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid. Eh beh, sì, ce n'è davvero tanto, tantissimo bisogno. Veniamo alla seconda domanda, quella legata al mondo della politica, che è stato chiamato più volte all'attenzione rispetto allo sport di base, anche per questa crisi che obiettivamente, insomma, crisi energetica sta creando problemi anche al mondo dello sport. Tra poco avremo un nuovo governo, se ci fosse una letterina da mandare, quale sarebbe, diciamo, la richiesta che arriva dal mondo appunto dello sport di base e in particolare dalla WISP? Sì, grazie Ugo di questo ulteriore spunto. Per noi tutte le opportunità, ecco, per far sentire la voce nostra, quando dico nostra dico del tessuto associativo, della rete associativa nazionale della WISP, che come sai è composta da migliaia e migliaia di associazioni, certo, di società sportive, ecco, sono tutte opportunità molto che cogliamo al volo. Del resto, per, ecco, sottolineare, ribadire, riprendere concetti, arriviamo dalla famosa riforma dello sport col vecchio, esatto, governo, tanto per capirci, abbiamo espresso molte volte grazie anche alle tue attenzioni e alle attenzioni della tua trasmissione. Viviamo, appunto, siamo arrivati nella pandemia, nell'emergenza sanitaria, in piena riforma legislativa sia del terzo settore, quindi riforma legislativa dedicata a tutto il no profit, alle associazioni di promozione sociale, qual è l'WISP, le organizzazioni di volontariato, la cooperazione sociale, ma se parliamo di sport, soprattutto eravamo nel pieno della riforma legislativa dello sport, lo siamo ancora di fatto. Nelle ultime settimane
diciamo, proprio è stato uno degli ultimi atti del governo Draghi, è stato approvato il cosiddetto decreto correttivo a uno dei decreti legislativi più importanti proprio in questo percorso, il 36, il numero 36 del 2021, che ha all'interno molti aspetti importanti, tra cui se ne parla molto in questi giorni la riforma del lavoro sportivo, che stiamo seguendo con grande attenzione, perché ovviamente da un lato c'è bisogno delle giuste tutele previdenziali, assicurative per le lavoratrici e i lavoratori dello sport, ma dall'altro bisogna che questa riforma ovviamente sia sostenibile anche dal punto di vista economico per gli stessi lavoratori, ma anche per le associazioni e le società sportive. E quindi le richieste, ecco, sarebbero tante. Io per sintetizzare direi c'è bisogno veramente di una concreta attenzione, al di là degli slogan che spesso, come dire, sentiamo, perché si arrivi veramente a riconoscere concretamente, lo ripeto, il valore sociale dello sport, il valore dello sport di base, e allora si mettano in campo interventi, diciamo, concreti, legislativi. C'è bisogno di sgravi fiscali, soprattutto per le famiglie. Non dimentichiamolo che in questo paese ancora la spesa per il costo per praticare attività sportive, pensiamo soprattutto ai nostri giovani, e quasi, diciamo, per una grande parte se ne fa carico il sistema sportivo, l'associazionismo sportivo di base. Ricordiamo ancora una volta il grande volontariato e ringraziamo ancora una volta i dirigenti, i tecnici, gli allenatori, si mette a disposizione. Ricade, ecco, poi sulle famiglie. C'è bisogno, lo diciamo spesso, veramente di un'attenzione anche che vada oltre una legge di bilancio. C'è bisogno proprio di interventi strutturali, e poi lo hai citato tu prima, Ugo, c'è la devastazione, ecco, fammela definire così, del caro energie, del caro bollette. Pensiamo proprio in queste settimane, più o meno, diciamo, in Italia viviamo ancora un clima, possiamo dire, estivo, nonostante l'autunno sia iniziato da qualche settimana. Speriamo da questo punto di vista che si vada ancora un po' avanti così, ma quando nelle prossime settimane comunque saremo costretti nei nostri impianti sportivi, così come del resto nelle nostre case, ma a riscaldare, pensiamo alle piscine, gli impianti appunto più energivori, sappiamo che anche nei mesi scorsi, diciamo estivi, sono arrivate bollette triplicate, quadruplicate, quindi sarà un grande, avremo di fronte, ecco, una stagione veramente pesante, complessa. Quindi, ecco, c'è bisogno di un'attenzione, di una nuova attenzione. Sì, che ci sia un dialogo, che si prosegua su questa linea di valorizzare lo sport, di valorizzare però anche il lavoro che viene fatto da chi, appunto, io dico sempre, quartiere per quartiere è presente, che sia una o un'altra società, non importa, però c'è chi veramente riesce sempre a darci una mano quando dobbiamo fare attività fisica, quando dobbiamo fare sport noi o i nostri genitori o i nostri figli, i nostri nipoti, e la presenza appunto dello sport di base è imprescindibile ormai. Spero che questo si sia capito, Tiziano. Proprio così, Ugo, dobbiamo, ecco, però dire che comunque in questo percorso di riforma, diciamo, un trend ha iniziato a cambiare, ecco, soprattutto anche nell'ultimo anno. Dobbiamo dare atto alla società Sport e Salute, al suo presidente amministratore delegato Vito Cozzoli, di aver invertito la tendenza anche rispetto all'allocazione delle risorse, ecco, sulla promozione sportiva di base, e anche rispetto ai nuovi recenti bandi che sono usciti. Ovvio, viviamo, appunto, per quello che ricordavamo anche poco fa, una situazione veramente pesante, quindi le risorse ecco, non sono mai sufficienti. Però vabbè, ma tanto noi come si dice, speriamo davvero che ci siano delle buone opportunità. Per ora ci fermiamo qui, poi Tiziano, come abbiamo detto già con altri ospiti di questa mattina, facciamo un tagliando a stretto giro. Assolutamente, come sempre, sarà un grande piacere. Grazie a Tiziano Pesce, presidente della WISP. Buona giornata. Buona giornata a te, Ugo, buona giornata a tutti.